È stato un Milan Show ieri sera a San Siro contro il Cagliari, un 4-1 schiacciante che ha mostrato tutta la superiorità della squadra di Stefano Pioli nei confronti, dei sardi. In effetti è stato un Milan che ha primeggiato dall'inizio alla fine, già nel primo tempo aveva chiuso la pratica Cagliari con la doppietta di Giroud, la bellissima punizione di Sandro Tonali, il tiro deviato invece da Leao, tiro di Leao deviato da Brahim Diaz. Insomma, è un Milan che ha mostrato davvero la propria forza, ha mostrato di avere delle idee chiare in campo, i giocatori sanno come muoversi e questo è molto importante. Ci sono tante note positive da questo Milan-Cagliari. Io partirei sinceramente dalla presenza del pubblico a San Siro. Era un anno e mezzo, che mancava, abbiamo vissuto un anno e mezzo difficile, in cui non sembrava calcio, anche quando ci sono state partite di cartello, partite importanti, senza pubblico ha tutt'altro significato, ha tutt'altro valore. Ieri è stato davvero bello, emozionante, un'emozione sincera, un'emozione positiva, perché rivedere oltre 30.000 spettatori con cori, striscioni, esultanze, soprattutto le quattro esultanze in campo per i gol del Milan sono state bellissime. Anche l'effetto stadio che ha creato il Milan con le luci spente prima dell'ingresso della squadra in campo, con lo speaker che ha diciamo, ridato il benvenuto al pubblico a San Siro è stato davvero molto molto bello. Abbiamo vissuto queste emozioni del ritorno a casa, del ritorno del Milan e dei tifosi a San Siro. E devo dire che questo secondo me ha dato una carica ulteriore alla squadra che è entrata in campo con determinazione, con concentrazione, con ferocia, anche perché avete visto la partita, il Milan sin da subito ha schiacciato il pedale dell'acceleratore per indirizzare immediatamente la partita a proprio favore e poi l'ha sbloccata Sandro Tonali. Partirei da analizzare la partita di Sandro Tonali. Questo ragazzo è cresciuto molto, l'aveva detto Stefano Pioli in conferenza stampa, però già a Genova contro la Samp avevamo visto dei miglioramenti nella personalità proprio di Sandro Tonali. Ieri secondo me ha giocato la miglior partita da quando è al Milan, al di là del gol. Il gol è una perla, è un qualcosa di bellissimo perché comunque segnare su punizione non è mai facile, il Milan non segna tantissimo su punizione. E lui ha trovato il primo gol non solo su un calcio piazzato da quando gioca nel Milan, ma in generale il primo gol in assoluto quando il pubblico torna a San Siro. Era scritto, era un segno del destino, perché lui è un tifoso del Milan, ha voluto tanto la maglia rossonera. Durante l'estate ci sono state anche delle fasi complicate del suo rinnovo, ha deciso anche di decurtarsi parte dello stipendio per rimanere al Milan, per agevolare il Milan a trovare l'accordo con il Brescia e ieri la grande esultanza dopo il gol. È una storia molto, molto bella quella di Sandro Tonali che è milanista dentro e quindi questo avvalora ancora di più tutto ciò che fa in campo. E poi abbiamo visto un giocatore diverso, un giocatore trasformato, più concentrato, più consapevole della propria forza. Questo può essere il primo passo verso la consacrazione, perché questo deve essere l'anno di Sandro Tonali. Ed è stato davvero bello vedere anche la curva, omaggiarlo prima della partita, durante il riscaldamento, perché era un segno di ringraziamento nei confronti di un giocatore che per rimanere al Milan ha deciso di lasciare da parte una parte di stipendio, a differenza invece di altri giocatori che per soldi hanno fatto altre scelte e mi fermo qua. Quindi grandi elogi per Sandro Tonali, la miglior partita da quando è al Milan e poi lasciatemelo dire, se Giroud è questo, il Milan può star tranquillo in attacco perché è un giocatore eccezionale. E già contro la Samp non aveva segnato, ma aveva fatto vedere tutta la sua qualità. Giocatore molto tecnico, giocatore ancora pronto nonostante i 35 anni, anche fisicamente. Ieri il primo gol è stato bellissimo perché ha impattato di prima intenzione,
ha trovato l'angolo battendo il portiere del Cagliari, mi riferisco al terzo gol del Milan, il quarto su calcio di rigore, lì ha mostrato tutta la sua freddezza, no? Anche perché in carriera Giroud ha sbagliato pochi rigori. Doppietta all'esordio a San Siro davanti al pubblico, è stata una serata magnifica anche per lui. Il Milan ha il suo bomber, ha il diciamo il co-titolare di Ibrahimovic, perché poi non so se notate, ma durante le interviste Giroud parla sempre di Ibrahimovic e della voglia di giocare insieme a Ibra, e Pioli a fine partita ha detto non c'è problema, quando Ibra tornerà e starà bene penseremo magari anche durante la partita, durante diciamo i cambiamenti che ci sono all'interno di una partita, di schierare entrambi i giocatori in attacco, quindi un tandem Ibrahimovic-Giroud. Secondo me sarebbe anche bello da vederlo dal vivo a San Siro o comunque negli stadi italiani e europei, anche perché il Milan ora si appresta ad affrontare un calendario davvero molto difficile. Quindi un bel Milan, per me migliore in campo a livello di gioco e di personalità Tonali, a livello di gol naturalmente Giroud è stato fenomenale, perché presentarsi con una doppietta non è semplice. L'ultimo a riuscirci era stato Balotelli qualche anno fa. Quindi davvero chapeau a Olivier Giroud per la sua professionalità, per la sua voglia di calarsi subito nelle cose del Milan e diciamo avere subito una mentalità da Milan. Poi grande partita anche di Brahim Diaz, perché sulla tre quarti insomma molto spesso si cerca sempre questo nome esotico, questo nome del trequartista, ma Brahim Diaz è un buon trequartista. Brahim Diaz è un bel numero 10, ovviamente non può essere l'unico giocatore di qualità sulla tre quarti, perché il campionato è lungo, ci sono tanti impegni, ci sono squalifiche, infortuni, rotazioni, e quindi è giusto che il Milan vada a prendere un altro giocatore di qualità in quella zona del campo. Ecco, manca l'ultimo importante acquisto, e ora magari ci colleghiamo al calciomercato, perché il Milan in queste ore, che sono ore frenetiche, sta cercando di chiudere Favre del Brest. Il giocatore è in totale rottura con il club di appartenenza, tant'è vero che ha rifiutato anche la convocazione. La squadra del Brest tramite il DS ha annunciato delle sanzioni per Favre, questo vuol dire che il giocatore ha forzato la mano ed è in rottura con il club francese per cercare di venire al Milan. Il Milan deve alzare l'offerta almeno di un paio di milioni per riuscire a chiudere il talento francese, che sarebbe poi un jolly della fase offensiva, può giocare sia come trequartista che sia come esterno, e quindi magari alternarsi con Salemakers, con magari Castiglieco, se dovesse rimanere, perché anche su Castiglieco potrebbero esserci degli aggiornamenti. Attenzione alle ultime ore di mercato, non c'è solamente il Getafe su Castiglieco, ma anche altre società si stanno muovendo sotto traccia per cercare di prendere lo spagnolo del Milan, e in quel caso si libererebbe una posizione sull'esterno destro, ma soprattutto al Milan arriverebbe un po' di soldi freschi da poter investire poi sul mercato e prendere un altro giocatore. Manca poco alla fine del calciomercato, i tempi cominciano ad essere un po' stretti per le operazioni, però se sono ben impostate e ben intavolate, io penso che poi alla fine il Milan potrebbe anche chiudere il mercato con un altro rinforzo in quella zona diciamo un po' più delicata del campo, quella della tre quarti, perché poi per le altre posizioni del campo il Milan è riuscito ad allungare la rosa prendendo un altro terzino come ad esempio Florenzi o Ballo Touré sulla sinistra, Bakayoko che verrà annunciato ufficialmente oggi, in attacco Giroud e Pellegrini. Insomma la rosa del Milan è più lunga, però manca quest'ultimo tassello e vedremo se in queste ore il Milan riuscirà a chiuderlo. In uscita c'è sempre Andrea Conti, che non è stato nemmeno convocato nelle prime due giornate di campionato, un giocatore che è destinato a partire, vedremo in quale squadra italiana riuscirà a trovare diciamo l'accordo per il trasferimento. Ci aggiorniamo presto per nuovi video, perché il calciomercato è sempre vivo qui dalle parti di casa Milan. A presto!